Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio. La prima domenica di calcio senza Diego Armando Maradona, ricordato inevitabilmente in tutti i modi e su tutti i campi del mondo in queste ultime ore. Continua a celebrarlo anche la nostra Serie A, che lo vide grande protagonista nella seconda metà degli anni Ottanta. Tra poco toccherà al Milan capolista, che tenterà di allungare il passo in testa alla classifica. Stadio San Siro, dunque campo principale di oggi per Milan-Fiorentina. C'è Giovanni Scaramuzzino. Buon pomeriggio anche da Jacopo Teodoro, che ci assiste per la parte tecnica. Questa volta il Barba Ibra trucco non è riuscito, niente recupero lampo cioè per Zlatan Ibrahimovic, ma anche dai box. Lo svedese al Nel Mirino più i 40 gol che i 40 di età. Del resto, in una Serie A che ha bisogno anche troppo forse di personaggi, chi lo è davvero conta anche quando non gioca. Intanto fisicamente assente anche oggi il tecnico rossonero Stefano Pioli, un ex che a Firenze ha prima giocato e poi allenato e che al Milan ha trovato stabilità e recuperato carisma laddove sembrava destinato a un fugace ruolo di passaggio. In un calcio che spesso scrive le sue storie sull'acqua, qui si vede la mano e soprattutto resta il solco scavato dall'allenatore Ibrahimovic o no in campo. Oggi tocca a Rebic travestirsi da Zlatan per mantenere in alto una squadra e un ambiente che hanno sempre pensato da grandi e in grande. E in pratica all'inizio del lavoro invece sul fronte opposto Cesare Prandelli 10 anni fa lasciò la panchina viola fresca di Champions League per quella della nazionale. La scalata si è interrotta, non però la sua voglia di campo e di ricominciare. E la pendenza comunque non manca per una Fiorentina che vuole contare di più. Sui maxi termini di San Siro, poco fa l'omaggio nel prepartita a Diego Armando Maradona con la proiezione di un altro riscaldamento ormai storico del Pipe d'Oro con palleggi e movimenti al ritmo della musica. Milan-Fiorentina. Proprio mentre Romagnoli spinge il pallone alle spalle di Drongoski, quindi Milan in vantaggio, azione nata da calcio d'angolo, il primo corner tra l'altro battuto dalla formazione rossonera, 4 ne avevano battuti i viola, palla che è carambolata sul secondo palo, liberissimo Romagnoli che aveva comunque occupato la zona giusta del campo, una sponda più o meno involontaria sul primo di pali di Kessié, che ha tentato di testa di prolungare la traiettoria del pallone e di controbalzo, sempre di testa, è arrivato alle spalle di tutti Romagnoli, che ha messo la palla tra palo e portiere alla destra di Drongoski. Siamo adesso entrati nel 17° minuto, Milan 1, Fiorentina 0. Torniamo a Milan-Fiorentina. E qui palo pieno di Vlahovic, liberatosi all'interno dell'area di rigore, ha guardato la posizione del portiere, ha tentato di superarlo con un tiro potente anche preciso, indirizzato proprio sotto l'incrocio dei pali, ma lo spigolo di porta ha salvato Donnarumma, quindi Fiorentina a un passo dal possibile 1-1 dopo aver subito il gol in occasione del primo angolo della partita, battuto da Ibrahim Diaz, traiettoria prolungata di testa sul primo palo da Kessié, sul secondo liberissimo Romagnoli di contro balzo di testa, ha spedito il pallone alle spalle di Drongoski e già l'ottavo marcatore diverso in campionato per i rossoneri, a segno proprio il difensore centrale e rossoneri che per la 29esima volta di fila riescono a segnare almeno un gol. Anche questa è una striscia positiva che eguaglia un Milan strepitoso a inizio degli anni 70. Torniamo ancora a Milan-Fiorentina. E l'arbitro Abisso indica il dischetto con ammonizione nei confronti di Pezzella, quindi calcio di rigore a favore del Milan, al di là di una possibile valutazione sullo scatto di Sulemer, che è l'esterno destro a belga scattato sul filo del fuorigioco. Drongoski si era opposto molto bene al tentativo di conclusione, ma l'arbitro ha fermato il gioco stesso, indicando proprio il dischetto per un intervento in scivolata dello stesso Pezzella, che si è visto sventolare sotto il naso il cartellino giallo da parte del direttore di gara. Adesso barra al lavoro naturalmente sia per il discorso relativo al calcio di rigore e sia per la posizione iniziale, lo scatto di Sulemaker con Abisso che già è stato richiamato ai bordi del campo. Direi a questo punto, quando siamo arrivati al minuto numero 25, in attesa del possibile tentativo di trasformazione o comunque delle eventuali novità, di non tenere troppo la linea e di coinvolgere nuovamente lo stadio di Bologna sul punteggio di Milan 1 Fiorentina 0, possibile rigore a favore dei rossoneri. Bologna, pretta barra. Allora
allora, rigore è confermato, rigore. Ti chiedo scusa Giuseppe, batterà Chessy, la porta è quella alla sinistra, il fischio di Abisso, batterà di destro il numero 79 ex Atalantino, il tiro e il pallone in rete con Drongoski spiazzato, il secondo gol del Milan arriva al minuto numero 26 direttamente dal dischetto dopo la conferma VAR della prima decisione di Abisso. Milan 2 Fiorentina 0, di destro il gol dagli 11 metri di Chessy nuovamente dall'ala. Torniamo ancora a Milan-Fiorentina. E qui siamo arrivati alla mezz'ora esatta di gioco. Spinge il Milan in vantaggio per 2-0 con una conclusione che passa poco lontano dal palo della porta, difesa da Drongoski. Ha scagliato un sinistro sicuramente interessante. Çalhanoğlu servito da Tonali sul filo del fuorigioco. Il controllo del turco con il destro. Lo stop a seguire. Si è portato il pallone sul sinistro esterno della rete a pochi centimetri di distanza dall'incrocio dei pali alla destra di Drongoski. Chiaro il fatto che il portiere polacco della Fiorentina non ci sarebbe mai potuto arrivare. Fiorentina che sul punteggio di 0-1 ha colpito un clamoroso incrocio con Vlahovic dopo il gol del 2-0. Solo Milan, sia in fatto di possesso palla sia in fatto di costruzioni delle azioni, data l'assenza di Ibrahimovic al 27esimo, non ci sono stati dubbi su chi dovesse presentarsi sul dischetto. È stato Chessy che ha spiazzato Drongoski con un pallone a mezza altezza finito alla destra del portiere. Bandierina del corner. Ti chiedo scusa, ancora un calcio di rigore a favore del Milan, 36esimo minuto sul punteggio di Milan 2 Fiorentina 0 per un intervento scomposto di Caceres all'interno dei propri 16 metri. È finito giù Teo Hernandez, ci sentiamo tra poco. Milan 2 Fiorentina 0, stadio Dall'Ara. Torniamo a Milan Fiorentina. E qui proseguono le discussioni, ma l'arbitro non ha avuto bisogno dell'aiuto VAR perché aveva la traiettoria libera davanti a sé. In effetti col braccio sinistro è parso che Caceres trascinasse giù Hernandez, l'ultimo adesso a protestare insieme a Pezzella, che lo ricordiamo è già stato ammonito in occasione del primo penalty, Ribéry. E quindi vediamo intanto che sì, si è posizionato già il pallone sul dischetto, ma davanti a sé non ha nessuno perché Drongoski si è spostato verso destra per parlamentare, seppure a distanza, con l'arbitro Abisso. Chiaramente teniamo la linea perché crediamo che prima o poi questo calcio di rigore verrà battuto. Abbastanza tranquillo appare che sì, che però evita naturalmente di guardare sia il portiere sia di discorrere con i propri compagni e soprattutto con gli avversari, qualcuno davanti a lui. Adesso l'area è perfettamente sgombra, tutto sembra pronto, non è lunghissima la rincorsa di Chessy che batterà nuovamente di destro. Ecco che accenna a partire Chessy, il tiro e la parata questa volta di Drongoski che si è disteso alla propria destra, alla propria sinistra, e ha deviato il pallone calciato a mezza altezza da Chessy. E quindi Drongoski tiene in linea di galleggiamento la formazione della Fiorentina che prova a ripartire. 37esimo minuto, Milan 2 Fiorentina 0, Drongoski ha ribattuto il rigore calciato da Chessy. San Siro Milan Fiorentina. E qui la Fiorentina vicino al gol del 2-1 su iniziativa di Ribéry, poi c'è un fallo commesso in attacco probabilmente da Vlahovic, una spinta nei confronti forse di Çalhanoğlu, era stato bravo Ribéry con una finta a liberarsi di Chessy addirittura con un tunnel. Il pallone è arrivato all'altezza del dischetto del rigore dalle parti di Vlahovic, che ha avuto un'ingenuità cercando non la battuta possibile perché c'era spazio al volo di sinistro, ma lo stop a seguire. Ha capito tutto Çalhanoğlu, che si è inserito tra il giocatore serbo e il pallone stesso, subendo tra l'altro un fallo. Potenzialmente si può parlare di buonissima occasione per la Fiorentina. Torniamo a Milan Fiorentina. Qui siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco. Nel corso della ripresa c'è stato un palo pieno colpito dal Milan, un Milan vicino quindi al 3-0 con Brahim Diaz e Çalhanoğlu, pericolosissimi e sempre pronti a dialogare in velocità, in difficoltà. La difesa della formazione di Prandelli anche per via del pressing alto della squadra allenata da Pioli. Milano, Milan, Fiorentina. E qui siamo entrati nell'undicesimo minuto di gioco. Dopo il palo colpito da Çalhanoğlu ha avuto una buona occasione la Fiorentina, ha scattato sul filo del fuorigioco Ribéry, probabilmente oltre la conclusione, comunque neutralizzata da Donnarumma prima dello sbandieramento del guardaline. In Calabria per il Milan, Sulemaker sul fronte destro, si libera i due avversari, il pallone scagliato per Çalhanoğlu, conclusione deviata in calcio d'angolo con Drongoski, che era probabilmente
un passo di troppo in avanti, ne è venuta fuori una parabola beffarda, ma l'ha controllata solamente con lo sguardo. Trongoschi, che si conferma comunque uno dei migliori dei suoi, il passaggio raso terra per Cialanoglu e la conclusione di quest'ultimo di destra. Seguiamo il calcio d'angolo che è battuto dalla bandierina di destra, il colpo di testa con la parata di Donnarumma. Pezzella si è coordinato con una girata di testa davvero interessante e Donnarumma, qui che tra i pali si conferma formidabile, è riuscito non soltanto a evitare che il pallone lo superasse, ma anche a trattenerlo all'altezza della linea, un pallone che Donnarumma ha bloccato prima che gli rimbalzasse pericolosamente davanti. Milan 2, Fiorentina 0, tutto questo al 41esimo. Hamilton transita al comando. Allora interviene, ti chiedo scusa Codignoni, per il finale da San Siro. Milan batte Fiorentina 2-0, ancora Formula 1. Grazie Giovanni. E allora andiamo con i commenti, partendo proprio dal Milan che consolida il suo primato in classifica battendo la Fiorentina. Giovanni Scaramuzzino. Grazie Filippo. Allora iniziamo da un dato: insieme all'Atletico Madrid il Milan adesso è una delle due squadre europee ancora imbattute dopo la ripresa dei vari campionati seguita naturalmente dall'emergenza Covid. Di dati facciamone seguire un secondo: nel 2020 in Serie A 5 vittorie e un pareggio per i rossoneri quando hanno dovuto giocare senza Ibrahimovic. A San Siro è finita 2-0 e così prove riuscite di allungo per il numero che conta di più, i rossoneri, che allo stato in classifica vantano 5 punti sulle seconde, Inter e Sassuolo 3 su Juventus e Roma, con i giallorossi però, lo ricordiamo, impegnati stasera a Napoli. Tra l'altro il Milan non perde in Serie A dallo scorso 8 marzo quando fu superato in casa dal Genoa. Sul fronte opposto, Prandelli oggi ha convocato anche chi era assente a Udine in Coppa Italia, disponibili, abili e arruolati, schierati titolari Caglione e Ribery, che però non hanno affatto brillato, meglio senz'altro Bonaventura, entrato a inizio ripresa, ma per il neotecnico toscano non mancherà il lavoro da fare. Questa Fiorentina infatti è squadra solo a tratti, con l'assistenza tecnica di Jacopo Todoro, ricordo solo i marcatori: al 17esimo gol di testa di Romagnoli, al 27esimo assegnato dal dischetto Chessy, che 10 minuti dopo si è fatto parare un rigore da Drangoschi. Milan batte Fiorentina 2-0, studio centrale.